Allora, quello che vedete in questo momento non è un effetto flu, è proprio nebbia. Abbiamo scelto una bella giornata. Pronta per l'avventura? No, Ok, fa perfetto. troppo freddo. Oh, per Ci carità, sono solo 4 fa caldo gradi. proprio. I long for that feeling. Why did it have to go away? I long for that feeling. La storia della Madonna di Viggiano è molto antica e inizia con una città distrutta. La statua della Madonna fu infatti venerata nella città di Grumentum, fino alla sua distruzione avvenuta intorno al 1050 d.C. per mano dei Saraceni, che indusse il clero, in fuga, a nasconderla sulla cima del vicino Monte di Viggiano. La leggenda narra di alcuni pastori che qualche secolo dopo, attirati da strani bagliori, segnalarono per primi il luogo in cui era stata nascosta. Miracolosamente intatta, la statua fu condotta a Viggiano e collocata nella cappella di Santa Maria fuori le mura, che divenne la sede urbana del santuario costruito sulla cima del monte sul luogo del ritrovamento. La devozione dei fedeli nel corso degli anni è rimasta intatta. Stendardi portati dai pellegrini accompagnati da zampogne ed organetti, il girare per 3 volte intorno alla cappella del monte prima di entrarvi, il toccare l'urna della Madonna con rami o fiori, il contendersi l'onore di portare a spalla la statua, restano segni di una fede semplice e sincera. Sono numerosi i paesi, anche campani, devoti alla Madonna Nera. Gli abitanti di Caggiano, Teggiano o Salerno, l'ultima domenica di agosto, portano in giro per le vie del paese la centa costruita in suo onore. Accompagnata dallo stendardo e dagli zampognari, gruppi di fedeli raggiungono, passando da Sasso di Castaldo, la cittadina lucana per venerare la Madonna. Ragazzi, questo qua è tutto bagnato. Possiamo proprio tentare. Torneremo.
noto inoltre il culto delle sette Madonne sorelle, che sono la Madonna di Loreto, la Madonna di Novivelia, la Madonna del Carmelo, la Madonna di Serino, la Madonna di Padula, la Madonna delle Grazie e la bellissima Madonna Nera di Viggiano. Nel 1890 Papa Leone XIII incoronò la Madonna del Monte di Viggiano patrona e regina della Lucania. L'investitura fu ribadita da Papa Paolo VI nel 1965. Nel suo romanzo autobiografico Cristo si è fermato a Eboli, lo scrittore Carlo Levi descrive la processione della Madonna di Viggiano. I festeggiamenti in onore della Madonna Nera si dividono in due momenti dell'anno. Nella prima domenica del mese di maggio la statua viene portata all'interno di una teca dal centro di Viggiano al santuario del monte. Nella prima domenica di settembre la statua fa il percorso inverso. Questa celebrazione è preceduta da una processione detta del pellegrino che si tiene il sabato precedente. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that. Sad love, we got that fun love, we got.